Buonasera a tutti, benvenuti in Piazza Todaro. Niente, quest'anno abbiamo deciso di organizzare, di ripartire con una festa di San Martino, che è il patrono ovviamente di Sottomarina. Poi vi aspetto tutti alle 18.30 anche a messa con il Vescovo di Chioggia, qui nella chiesa di San Martino. Niente, un impegno che ci eravamo presi come amministrazione comunale, di ritornare a far rivivere anche la Piazza Todaro. L'abbiamo visto con i Sette Mari, con la presenza della Marina Militare Italiana, ora con la festa di San Martino. Abbiamo pensato anche qualcosa per Natale, che l'anno scorso erano mancate le luminarie in questa importante piazza, poi vedrete dopo i primi giorni di dicembre. Vi aspettiamo in questi 3 giorni, ci sono già le giostre per i giovani, mi raccomando giovani, comportatevi bene, non andate in mezzo alla strada, perché anche l'altra sera c'è stato un incidente stradale lì vicino. Rimanete dentro i vostri spazi delle giostre, perché non abbiamo voglia di far divertire i giovani e poi qualche giovane si fa male. Niente, do la parola al vice sindaco Daniele, che è ovviamente Tiozzo di cognome, quindi ci teneva anche lui in maniera particolare a ritornare, diciamo, a vivere questa festa come un tempo. Mi ricordo che negli anni 90 questa festa era veramente molto sentita. Causa pandemia, causa altre cause, noi abbiamo ripensato di riportarla veramente degna di questo nome. Ecco, la festa di San Martino è giusto che sia ricordata, come è giusto che sia, nella nostra città. E abbiamo bisogno anche del contributo di tutti voi. Ringrazio anche il Palio della Marciliana, la Contrada di San Martino, che è presente, un applauso a loro. Ringrazio anche San Martino, che è venuto con il cavallo. Ecco, poi questa manifestazione verrà ripetuta anche domenica e niente, poi ci rivedremo. Lì abbiamo il campione del mondo di tiramisù 2021, Stefano Serafini, quindi potrete anche passare e ad assaggiare il vero tiramisù del campione del mondo. Grazie a tutti, buona serata, buon divertimento, poi vi aspettiamo anche durante il periodo natalizio, già ve lo anticipo, in Campo Duomo a Chioggia avremo la pista di pattinaggio sul ghiaccio, quindi i bambini potranno divertirsi anche a Chioggia, non servirà andare ad Asiago, non servirà andare ad altre parti, ma potranno pattinare nella nostra città, nel pieno centro storico di Chioggia. Grazie a tutti, grazie, buona serata, grazie alla Proloco, grazie a quanti hanno contribuito alla realizzazione di questa manifestazione. Come ben detto il sindaco, è giusto partire dai ringraziamenti, ringraziamenti a tutte le persone che hanno collaborato per la realizzazione di questa festa, dalla Contrada di San Martino che ha curato la rievocazione, a tutti voi che siete presenti, le associazioni di categoria che l'hanno sostenuta. Purtroppo abbiamo visto che il Covid ci aveva privato un po' della festa che contraddistingue Sottomarina, che appartiene alle tradizioni e alla cultura di Sottomarina, ma non solo, anche prima un po', dobbiamo dire la verità, si era un po' persa, era giusto ripartire e recuperarla, e non potevamo fare altro che recuperarla dal senso della festa stessa, cioè partendo dalla parrocchia, ringraziando anche il Vescovo che sarà dopo qui con noi, e partendo da una rievocazione, perché se la festa di San Martino non poteva certo mancare il nostro Santa Cavalla. Quindi auguro a tutti voi un buon divertimento e saranno 3 giorni molto, molto pieni. Ringrazio anche il campione del mondo di tiramisù che è il nostro ospite speciale. Buon divertimento a tutti. Ultima cosa per i genitori che magari hanno qualche figlio più grande, qui è una festa un po' più per i bambini un po' più piccoli, diciamo, ma per tutti. Stiamo organizzando anche una festa di Capodanno, quindi dite ai giovani che potranno divertirsi a casa loro, nella loro città, senza percorrere la statale Romea. Quindi vi aspetteremo, poi avremo modo di pubblicizzare la festa di Capodanno con i fuochi d'artificio anche, e ripeto, trattenete i giovani nella nostra città, potranno divertirsi qui senza far tanta strada in macchina e rischiare la vita senza tanto correre tanti pericoli, ok? Grazie a tutti, buona festa, adesso spazio alla musica.